Intanto per cominciare, bentornati a Rompiballe, bentornati ai 30 minuti col direttore, perché il direttore è sempre qui ogni settimana, ogni minuto, ogni ora, ogni momento, è sul pezzo, sulla notizia, sull'informazione, sulla libertà, soprattutto la libertà, quella di pensiero ovviamente, perché c'è anche la libertà di scelta, la libertà di recesso, la libertà è brava. Sì, di libertà, buongiorno a tutti. Assolutamente, sì. Più le comprimono, sono anche molte censure, Assolutamente sì, ma più ci censurano più ci motivano ad andare avanti. Quindi ascolta, più a questo di censura dica. Posso iniziare da una censura, l'ultima censura? Certo, poi io... No, ma così, perché poi ne ho certo. I giornali non ne hanno parlato, tanto per cambiare. Che ovviamente non ne parlano, però è importante dirlo, cioè Meta ha deciso di censurare le testate giornalistiche, diciamo russe, chiamale così, Sputnik, Russia Today e altre agenzie di stampa russe e quant'altro. Questa è la democrazia occidentale, infatti l'ho pubblicata l'altro giorno la notizia scrivendo ecco la vera democrazia occidentale, insomma. Chiaramente. Mi sembra sì, esattamente. Guarda, è un ottimo modo per cominciare, perché cominciamo subito col botto per far capire come sta evolvendo la situazione della libertà, tra virgolette, di informazione in Europa, che sta andando veramente a una... siamo un po' alla frutta, mettiamola così. Oh, allora, cominciamo con una bella battuta. Pronto? Drin drin, boom! Se è vero che spesso una telefonata allunga la vita, in questo caso le telefonate l'hanno accorciata di brutto. Allora, prima di arrivare però al merito della battuta, perché in effetti sapete già a cosa mi riferisco, voglio fare una rassegna, come al solito, se il direttore me lo consente, sulle notizie regionali, perché si parte sempre dal territorio qua, e poi si va verso, insomma, i vidi lontani. Sì, sì, ma perché a me, cioè, prima di tutto la Sardegna, se intanto parliamo della nostra terra, e poi dopo facciamo una rassegna internazionale di quello che è successo. Comunque, cominciamo dalle notizie locali. Che succede? Allora, come si sta evolvendo la vicenda pale eoliche che girano, e non solo quelle? Sostanzialmente si sta evolvendo che è finita la raccolta delle firme, che c'è stata una mobilitazione di fatto senza precedenti, perché questo è, i numeri lo dimostrano, parliamo veramente di centinaia di migliaia di firme raccolte in tutta la Sardegna, con veramente una mobilitazione dai piccoli comuni alle piccole realtà alle grandi città, e questo è il primo aspetto che va evidenziato. Dall'altra parte c'è la notizia, cioè nel senso bisogna ricordare che avverrà la presentazione di queste firme in consiglio regionale la settimana prossima, con una mobilitazione già annunciata per il 2 di ottobre, con dalla mattina una manifestazione praticamente sotto il palazzo della regione. La mobilitazione si chiama Pratobello 24, un popolo in marcia, stavo dicendo il contrario, una marcia in popolo mi sembrava brutto. Comunque, con la consegna delle firme, appuntamento alle 10, raduno davanti al Consiglio regionale in via Roma 25, ci sarà un flash mob durante la mattinata e poi la consegna di queste migliaia di firme. E questa è la situazione. Poi cosa succederà in consiglio regionale non lo sappiamo, vedremo se avranno tra virgolette le palle di approvare questa proposta di legge. Nel frattempo la giunta sta andando avanti sulla strada delle aree idonee per mettere le pale eoliche. Credo che si scontreranno col popolo e questa è un po' la situazione. Allora, il discorso, io volevo approfondire un approfondimento col direttore, cioè la questione delle aree idonee. Allora, molti sindaci hanno detto no, da casa mia no, e questo è ovvio perché c'è, mi sembra anche palese, il problema del fatto che deturpano il territorio in maniera importante. Il discorso è questo, è una giustificazione, cioè la domanda mia è una giustificazione per cercare di salvare le forme, o veramente che si stanno preoccupando di trovare dei posti che non siano così brutti, che non siano così deturpabili, ecco, ci sono tanti di quei progetti, alcuni che sono già avanzati e quindi devono comunque procedere, perché altrimenti ci sarà da pagare penali alle società, alle finte società nate ad hoc per portare le eoliche in Sardegna, che poi sono di fatto delle piccole realtà nate da multinazionali, perché questa in linea di massima è la situazione. E quindi questa è un po', la giunta sta facendo questo gioco di cercare di salvare il salvabile, perché chiaramente poi il problema ricadrà sulle tasche dei sardi.
perché non avendo fatto niente prima, adesso si trovano costretti a fare i salti in banco per cercare di trovare delle soluzioni che sono comunque difficili da trovare, perché questo è il vero problema. Ovviamente, certamente, il problema fondamentale, quindi fondamentalmente il problema del genere, fondamentalmente grande, bello, Sì. come sto cominciando col piede giusto la puntata. Ora, viene da sé che ovviamente questo problema delle famose aree idonee, che è un ennesimo tentativo di, diciamo così, normalizzare, cercare, diciamo, di mediare a loro modo, sbagliato per quanto mi riguarda, una vicenda che è sbagliata dall'inizio per quanto mi riguarda, infatti non si parlerebbe altrimenti di speculazione energetica. Mentre, cioè, a parte questo, ci sono altre notizie, diciamo così, legate a questa vicenda o per No, adesso legata a rimane? questa vicenda no, però c'è una vicenda legata ai posti di lavoro Bene, della Portovesme SRL, della Glencore, che sta diventando un tema di fortissima attualità e di, insomma, tensione crescente nella zona del Sulcis. Infatti la Glencore, che è una multinazionale che ha acquistato la Portovesme SRL, ha previsto la chiusura di un impianto di produzione dello zinco nell'area industriale e i lavoratori si stanno mobilitando al punto che lunedì, che avevano previsto un'assemblea dei lavoratori nella zona di Portovesme, faranno l'assemblea davanti allo stabilimento dell'area industriale di Portovesme, ma poi si trasferiranno a Cagliari con una manifestazione davanti al Consiglio regionale. E quindi, insomma, la tensione aumenta e credo che ci siano in prospettiva delle forti tensioni per rivendicare il posto di lavoro. Ne vedremo, certamente. speriamo che Allora, arrivo io, che la dopo. Sì. manifestazione di lunedì mattina sarà seguita alle borse del mio 24, quindi insomma seguiremo tutta l'evoluzione anche di questa mobilitazione. Certo, che ricordo sempre, le forze del 24, il giornale che vi segue, vi perseguita con le notizie, l'informazione e le libere opinioni. Quindi voi cercate di liberarvene. No, non ci riuscirete, perché le forze del 24 è ogni giorno online e rimarrà ogni giorno online costantemente. Quindi non ci riuscirete a liberarvene. Anzi, arriverà anche dove voi dove non volete. Magari aprite una telefonata, avete un messaggio di WhatsApp, una notifica di Repo Sardegna. Quindi ci manca poco che arrivino i manifesti. Io ho un sogno, vedere l'edizione cartacea di Repo Sardegna 24. Se l'immagina No, direttore. la versione cartacea non ha alcun senso, anche perché dai notizie vecchie. Sì, d'accordo, però un manifesto. Potremmo tornare ai manifesti tipo di Strillone, tipo di una volta, no? I Ah, manifesti. vabbè, però, quello sì. Manifesto della libera informazione, la serie 24, affisso così, no? Pubblica visione, bellissimo. Tornare poi alle vecchie, vabbè, un po' l'incrocio tra il vecchio e il nuovo, mettiamola così. Comunque, Sì. io volevo fare una piccola appendice di notizie locali per parlare dell'ultimo avvenimento violento che ha coinvolto un medico che è stato aggredito da un paziente. Una vicenda locale che si inserisce nel quadro nazionale di questa emergenza, potremmo chiamarla così, diciamo, che riguarda per certi operatori sanitari che vengono sottoposti, diciamo, a violente attenzione da parte dei pazienti, comunque, Sì. i nervi saltati, ecco. Una vicenda che è questa che sta. Scusate, vi devo dissetare perché sono disidratato. Vi devo sentire una mattina calda, questa di settembre, bellissima cagliarità. Che dire, è una vicenda che si inserisce nel quadro più generale della disgraziata vicenda dei medici che vengono aggrediti dai pazienti, vicenda molto difficile. Abbiamo già detto nella scorsa puntata quali secondo noi sono le cause fondamentali di questo nuovo disagio, e questa vicenda si inserisce nel quadro. Poi parleremo anche delle nuove circolari del Ministero della Sanità rispetto a questa Ma è cosa, proprio magari. obbligatorio che dobbiamo parlare, vabbè, dai, Cioè, scherzo. sì, no, ne parliamo, anche perché sono state circolari del Ministero della Sanità riguardo a certe curette, e dobbiamo, no, parlare anche di quello, Dobbiamo parlerne. farle certe curette, dobbiamo smetterla di essere così oltranzisti Sì, contro certe curette. se lo dice il direttore, vada avanti lei, io la seguo dopo No, molto, no, 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 io pensavo al molto. contrario, pensavo, No, voglio dire. io ho altro da fare, un weekend molto impegnato, mi devo divertire, fare, Ah, progettare, lavorare. No, altre cose. assurdo così. Tu, se non c'è altro, possiamo continuare, poi parliamo anche di Sì. sanità, però così, no, parliamo notizie nazionali, qualcosa, magari. Adesso che già che ci siamo parliamo proprio di notizie nazionali, quindi magari attacchiamo il discorso su quello che succede in Italia, quindi magari ci inseriamo anche e parliamo di queste cose. Prego. Ma guarda, allora, no, però andiamo in ordine. Allora, siccome le ha accennata questa cosa della circolare, il Va ministro bene.
Scusa, visto che ci siamo, allora l'ex ministro, l'ex consulente del ministro Speranza, cioè Schillaci, perché Schillaci è stato nella commissione tecnico-scientifica a suo tempo, ha pubblicato proprio questi giorni la circolare sulle influenze, dai, chiamiamole così, sulle Chiamiamole così, influenze di va? varia natura, con un invito a tutti quanti che dobbiamo andare a fare quel gesto d'amore verso La curetta, va? Chiamiamola sì, così. la curettina. E quindi niente, questa è la situazione. Chiaro che insomma è il solito atteggiamento da parte di chi non ha le palle di dire che sta andando tutto, che è andato tutto a e che quelle cure non sono servite assolutamente a nulla, però devono riproporre. Hanno speso una marea di soldi, diciamo che ci sono contratti ancora per non so quanti anni, e quindi quella roba lì ce la devono ancora cercare di infilare in Esattamente. qualche modo, non so dove, ma questa è la situazione. Vabbè, c'è un passo avanti, aspetta, già la circolare è l'ennesima fesseria, diciamo così, pseudosanitaria per cercare di prolungare, come giustamente ha detto il direttore, tra l'uso di questi trattamenti, anche perché ci sono dei contratti che tra l'altro non si sanno, perché non si sanno ancora questi Certo, contratti, quanto certo. durano, quanto ci costano, quanto diciamo, come ricadono in termini diciamo, di distribuzione, di effetti, eccetera, eccetera, di impegno nei confronti di queste aziende, quindi non si sa nulla, tanto per cambiare. Però c'è un passo avanti rispetto a questa cosa, non è un obbligo, è un invito, e già questo diciamo che è un passo avanti rispetto Ma questa al era già l'anno contratto. scorso. Adesso non farmi il difensore ad oltranza. Allora, è già la stessa cosa Bene. l'anno scorso. Mi sa che ne avevamo discusso anche già l'anno scorso. Certo. È chiaro che non te lo possono più imporre perché non c'è la cosiddetta emergenza, ma già consigliandotelo di fatto, a seconda di chi lo recepisce, diventa quasi un obbligo. E ne sento, ne ho già sentite qualcuno dire, ce l'hanno consigliato, bisogna andare a farsi la dodicesima, tranche di quella roba lì. Dai, su, per favore, non farmi D'accordo. arrabbiare, non farmi arrabbiare, ti prego. No, anzi, no, si arrabbi, che rompi palle, meglio di così. Allora, No, intanto, vabbè, allora, siccome io non per devo noi che difendere abbiamo. nessuno, diciamo che No, ma sono neanche io. abbastanza, e infatti, diciamo che sono abbastanza girato di balle su sta roba qua, ecco, mettiamola così. Non saremmo a rompipalle, che discorsi. Comunque, il discorso è, per noi che siamo consapevoli di questa cosa, tra virgolette è un passo avanti perché è solo un invito, per cui noi che sappiamo, comunque abbiamo un certo punto di vista, ce ne possiamo sbattere altamente le sfere e possiamo andare per la nostra strada. Quelli che Certo. ovviamente hanno vissuto questa cosa diciamo così, persuasi da un certo tipo di informazione, mio Dio, un certo tipo di informazione hanno continuato con questo atteggiamento e quindi magari raccolgono l'invito, ma a quel punto che ci vuoi fare? E anche la libertà di No, sono scegliere, d'accordo no? con te. Però a proposito di questo fatto, io ho pubblicato sul giornale, non più tardi di 3 giorni fa, una relazione della Florida, del Dipartimento della Salute della Florida, che insieme a un chirurgo generale che si chiama Ladapo, ha messo in dubbio l'efficacia di questi I preparati, diciamo. quella roba lì. E ho pubblicato ovviamente l'articolo, che è molto interessante, un'analisi molto utile, molto interessante. E soprattutto si sconsiglia ai pazienti con età superiore ai 65 anni, cioè mentre noi in Italia facciamo il contrario. Li facciamo fare questa roba qui in Florida, che sono un po' più avanti, dicono: no, ragazzi, non fateli fare agli anziani perché è anche pericoloso. E questa è un po', questa è la dimostrazione palese che ancora siamo nella merda. Beh, da questo punto di vista abbiamo ancora questo atteggiamento paternalistico, per cui lo Stato buono cerca sempre di consigliare la cura migliore, la gente crede che comunque sia tutto assolutamente lecito e che quindi stiano agendo sempre comunque il nostro interesse. Dimentichi del fatto che gli interessi, diciamo così, di bottega esistono anche a quel livello e quindi anche Certo. certe politiche possono essere fortemente condizionate, quindi la gente deve prendere coscienza di questo se vuole proteggersi un minimo. Come per esempio, appunto, deve proteggersi anche dallo scadimento generale della nostra sanità, che Sì. sta avvantaggiando in maniera schifosa quella privata, e non è bello per niente. Ora, ultima, un'altra vicenda. A me piace molto, anche se non sono un giornalista, piace molto raccogliere, insomma, vicende personali per cercare anche di portarle all'attenzione, un lavoro, diciamo così,
giornalistico, ecco, non giornalistico, da portare all'attenzione di comunque sia delle persone che ci ascoltano. Caso ultimo di un amico, di cui non faccio il nome, il quale deve affrontare comunque un... ha scoperto di avere una problematica al cuore, e questa problematica richiede comunque dei controlli e un tipo di intervento particolare, comunque se più che altro dei controlli, allora non delle visite specialistiche particolari, ecco. La visita, diciamo così, la data più vicina per fare degli esami specialistici per questa problematica è l'anno prossimo, tra l'estate del prossimo anno. E per invece se lo vuole fare in privato? Domani mattina va tranquillo e spende quei 450 euro, perché ha anche controllato, giustamente, si è verificato il costo dell'esame nel caso, ecco, costa 450 euro. Se vuole andare in privato, vada pure tranquillo, quindi col portafoglio. Allora, su questo, ecco, fammi dire che esiste una legge, siccome non se ne parla, su Report Sardegna abbiamo pubblicato anche la notizia, l'articolo con un approfondimento su questo. Nel caso in cui ci siano esami che uno deve fare con, diciamo, con tempistiche urgenti, considerati urgenti, possono andare a farlo in privato e poi chiedere il rimborso al Servizio Sanitario Nazionale. La legge, il decreto legislativo del 29 aprile del 1998, il numero 124, e quindi si parla di visite specialistiche di 30 giorni, diciamo che devono essere fatte entro 30 giorni, e altre visite entro i 60 giorni, in quel caso possono farli in tramenia. Quindi di conseguenza possono farlo attraverso il privato convenzionato e chiedere il rimborso. Tieni presente, questo è importante dirlo, che è una legge dello Stato, c'è da anni, non ne parla nessuno, anche perché non c'è l'interesse da parte del servizio pubblico di promuovere e sponsorizzare queste norme, e spesso e volentieri le aziende sanitarie fanno di tutto per cercare di non di far finta di niente, mettiamola in questa maniera per essere più buoni possibile. Ed è questo, si inserisce perfettamente nel quadro di cui stava parlando, di cui mi ha parlato anche altre volte, il fatto che la sanità pubblica viene martoriata, depotenziata, militarizzata e sfasciata per favorire appunto l'ingresso in massa delle strutture private, della sanità privata, che al netto di quello che può essere lo scandalo che spesso i programmi mainstream fanno per cercare di acchiappare audience, viene comunque sia continuamente promossa per il semplice fatto che si vuole creare qui in Italia un regime stile americano. Il termine Bielorussia, caro direttore, non si usa soltanto per le questioni geopolitiche, ma anche per le questioni di carattere esclusivamente amministrativo e sociale. Bravo, sanità bravo. Compresa, siamo Bielorussia, vogliamo diventare Bielorussia anche da questo punto di vista, diventare proprio così, con l'assicurazione sanitaria che coprono le spese per chi ci riesce e altri si attaccano. E poi paghi pure le tasse, tra l'altro, paghi anche le tasse, perché le tasse si pagano anche per i servizi sanitari che non esistono, quindi di fatto paghi due volte. Cari che ci ascoltate, fatevi due conti, fateli fare anche alle persone che conoscete. Non arrabbiatevi, perché ci arrabbiate già noi per voi. Sì, esatto, ditelo a noi che poi ci incattiamo per voi, poi magari rompiamo qualche le balle, eccetera, eccetera. Però giustamente anche lì il discorso del protestare, contestare. E quando è il momento di fare questo genere di cose, essere anche incisivi nel decidere di contestare civilmente queste cose, perché si può fare, non è che si può fare. Stiamo dando una dimostrazione noi in Sardegna col discorso della Fratabello, si può fare, ci si mette d'accordo, ci si incazza tutti insieme, si fa una cosa civile e si crea una legge e poi la si propone, si può fare, non ci vuole molto, cioè quando le persone sono unite e hanno un pensiero comune, un comune sentire, un punto di vista da condividere e si mettono lì, le cose le fai. Comunque un giorno vorrei invitare qua, apro una parentesi poi la chiudo, mi dico Sandro Torella, per parlare proprio del discorso del famoso partito dei pirati che in Svezia ha vinto le elezioni, poi c'è un libro che gira, vorrei che ne parlasse, per parlare proprio di questo discorso, perché vorrei proprio raccontare come si può vincere il potere utilizzando un sistema, un modo di agire civile dal basso. Sì, esiste questa cosa, si può fare. Comunque, tornando a noi, io sono molto dubbioso che possa arrivare in, cioè che possa svilupparsi una roba del genere in Italia, però, ma perché siamo italiani. E lo si fa l'italiano, capite, lo possiamo fare, non è un problema. Siamo in grado di poter arrivare a queste cose e realizzare queste cose, senza dubbio.
Sì, non so quanto possa crescere una roba del genere, nel senso possa attecchire tra la popolazione, però certo può essere molto interessante anche quello. Senza dubbio, senza dubbio. Allora, abbiamo comunque sia da raccontare altre notizie italiane, ci sono anche notizie italiane interessanti da fare, diciamo, da mettere in, in cantiere, in campo. Sì. Ho pubblicato questa mattina, proprio questa mattina, che ho visto i lanci d'agenzia, che l'Italia sta consegnando all'Ucraina la seconda batteria del sistema di difesa aereo SAMP-T. L'altra volta era stato consegnato in accordo con la Francia, questa volta andiamo da soli e la forniamo da soli, e questa è l'indicazione del ministro guerrafondaio Crosetto, quello lì che, insomma, questa è la situazione, giusto per intenderci. Poi il problema è che parallelamente succede che il Parlamento europeo vota, anche con alcuni voti parlamentari italiani, la possibilità di far lanciare le bombe sul territorio russo con il, cioè, il materiale, con gli armamenti occidentali. Quindi, insomma, questa è un po' la situazione. È carino e curioso vedere come è stato il voto degli europarlamentari italiani, perché sono soprattutto l'Italia si sono divisi completamente, chi ha votato a favore, chi contro, chi si è astenuto, un delirio nei partiti principali, mentre c'è stato un voto unanime contrario da parte della Lega, da parte di AVS, Alleanza Verdi Sinistra e Fratelli d'Italia, anche del Movimento 5 Stelle. Almeno su questo un minimo di coerenza questi vari partiti ce l'hanno. Il PD è forse... Sì. PD ad casa. Sì. Esattamente. Allora, una riflessione importante su questa cosa. Intanto dobbiamo prendere atto che comunque sia almeno una line broken dal punto di vista del voto contro la guerra. Sono partiti che magari hanno avuto scelte secondo noi sbagliate, anche abbastanza scellerate, però intanto sulla questione della guerra hanno deciso di essere una volta tanto dalla parte giusta e votare contro i medi di armi, contro la guerra. E questo, se vogliamo, è già un segnale incoraggiante. Attento. Facciamo un'analisi però su questo. Certo. Allora vai tu, poi lo dico, magari è la stessa. No, faccia lei, direttore, poi no, io no. Ovviamente questa indicazione del votare, questa approvazione da parte del Parlamento europeo non è vincolante nei confronti dei parlamenti e dei governi europei, però allo stesso tempo mette ovviamente un'accelerata su questo aspetto, perché se la Germania è totalmente contraria, la Francia è molto dubbiosa e anzi in linea di massima sarebbe favorevole, l'Italia è stata sempre zitta, diciamo che in questa situazione magari dentro Forza Italia, che sta in maggioranza, si dice: ragazzi, affrettiamo, anche noi autorizziamo, perché lo fanno tutti. E questo è il rischio vero e proprio che c'è in questa situazione, cioè che anche il governo italiano approvi l'utilizzo di armamenti italiani nel territorio russo, che sarebbe comunque un fatto di una gravità senza precedenti. Senza dubbio. Il problema è sempre lo stesso, si parla sempre di questo attacco in territorio russo, si parla sempre di farsi la guerra in territorio russo, però tutti sanno perfettamente che questa è una di quelle lì, famose linee rosse, che è meglio non superare. Non tanto perché esiste. Sì, è già totalmente superata, perché noi sappiamo già che ci sono armamenti italiani che sono stati trovati in territorio russo, quindi voglio dire, è solo che hanno il governo italiano non ha le palle di dirlo, nascondono quello che possono. Abbiamo anche scoperto che sono militari ucraini sono stati addestrati in territorio italiano, quindi voglio dire, Io penso anche ai piloti ucraini, perché non nessuno mi viene alla testa che abbiamo dato anche un contributo per l'addestramento dei piloti ucraini per i famosi F-16. A proposito, che fine hanno fatto gli F-16? Tutti abbattuti o ce ne sono ancora in volo? Non so quanti ce ne siano ancora in volo, ma mi sembra. Bisogna chiedere agli esperti, poi magari interpelleremo gli esperti, non c'è problema. Allora, il discorso è ovviamente sempre lo stesso. Magari non vi aspettate che piovano bombe nucleari sul territorio d'Italia, neanche per niente. Aspettatevi una rappresaglia articolata, perché i russi sono dei fini strateghi, di conseguenza aspettatevi delle risposte particolari, ibride, da un punto di vista economico, anche dell'intelligence. Aspettatevi queste cose, non che piovano bombe. Più la NATO esagera con certe cose, Italia compresa, più si becca la risposta, e la risposta ovviamente è, certo, non è esattamente come te l'aspetti.
L'ultimo periodo ci ha abituato ad avvenimenti dove la guerra di spie è diventata una delle armi fondamentali di questa guerra, dove ci sono delle cose a dir poco fantascientifiche che avvengono e che poi alla fine sono l'espressione di quello che sta succedendo, ovvero che la guerra sta entrando in una nuova fase dove ci sono diverse forme di guerra, più o meno occulte, che si muovono con la stessa forza e vigore di una guerra convenzionale. Quindi aspettatevi l'inaspettato, come dicevano in quel film. Comunque, a proposito di inaspettato, per parlare di cose internazionali, come dicevo all'inizio della trasmissione, che dire, una telefonata può allungare la vita, in questo caso l'accorcia. C'è stato, telefoni difettosi in quel del Libano, e fossi loro cambierei fornitore, perché la vicenda pare stia assumendo dei toni particolari. È l'ennesimo capitolo della guerra di spie, ragazzi, non è che stia facendo... È un atto di terrorismo che nessuno definisce terrorista, perché quello che ha fatto Israele in questi 2 giorni di attacchi è una roba che non è minimamente normale, non è riconosciuta dal diritto internazionale, siamo oltre ogni forma di guerra ed è terrorismo puro, è terrorismo di Stato. E bisogna dire le parole come stanno. Israele ha fatto del terrorismo di Stato. Beh, bisogna che ci sia anche l'aspettarselo, perché in effetti Israele è nata con operazioni, diciamo così, di guerra asimmetrica, con attentati e cose di questo tipo. Quindi sono specialisti in questa cosa. È ingenuo pensare che non siano ancora perfettamente in grado di poterlo fare. Possono fare come? È interessante capire come hanno agito, perché qui c'è tutto un discorso di forniture occulte pilotate dai servizi israeliani, o di armi fantascientifiche a base di onde elettromagnetiche che sono in grado di far detonare cellulari a certe persone. Io propenderei per questa ipotesi, perché sinceramente la tecnologia... Non entro nel merito, perché non so se minimamente la tecnologia che è stata utilizzata. È chiaro che sono nelle guerre ibride, utilizzano qualsiasi strumento, soprattutto noi non sappiamo che strumenti vengono utilizzati. Vabbè, io magari non lo sappiamo, ma lo possiamo immaginare, perché abbiamo una mente aperta. Siamo appassionati di film di spie, siamo appassionati di film d'azione, quindi sì, c'è comunque sia questo tipo di guerra di spie che è utilizzata e fatta in continuazione per questo genere di cose. E questa guerra di spie, per tutti gli appassionati di film d'azione, abbiamo comunque sia la consapevolezza che ci sono queste tecnologie fantascientifiche, cinematografiche, che comunque sono il corrispondente di quello che nella realtà viene utilizzato, perché magari ci danno nel cinema l'idea di qualcosa che nella realtà è utilizzato benissimo, che esiste magari 10 anni avanti la tecnologia che conosciamo già, per capirci. Ma è come la geoingegneria, è come tante altre cose. Noi 10 anni fa ne parlavamo, ora è diventata la possibilità. E così è la stessa cosa in tutti i settori. Lo scopriremo, come si dice, ecco, c'era una canzone, non mi ricordo di chi era, lo scopriremo solo vivendo. Sì, bene. Lo scoprirò, mi sembra giusto. E a proposito di musica, me la fai dire una cosa adesso? Certo, parli di musica. Stiamo andando verso la chiusura, quindi ci sta. Sì. Ha annunciato il concerto degli Iron Maiden in Italia per il 2025, sarà il 13 luglio a Padova, allo Stadio Ganeo. Tra le altre cose, vabbè, biglietti molto elevati, perché sono biglietti a 90 euro e nella zona nel pit 172 euro, però ovviamente è sempre un evento internazionale. È stato dato ieri mattina alle 8 del mattino, io alle 8 e un quarto avevo già 8 e 10 avevo già la notizia pubblicata, era giusto per dire, iniziare diciamo a parlare di musica ricordando questo evento, che comunque è un evento internazionale importante, che... senza giusto, era ben interessante, perché tanti sardi, come ogni anno, tanti sardi partiranno per andare a vedere gli Iron in concerto, come vanno a vedere i principali gruppi rock, metal, prendono aerei per andare a vederli, e prima o poi speriamo di poterli vedere in Sardegna, questi concerti, chi lo sa. Senza dubbio. Perché in Sardegna ovviamente ci sono concerti, ma ovviamente il tenore è un po' diverso. Non mai arriviamo a queste vette di potenza musicale, ma sicuramente abbiamo comunque sia artisti di grido che spesso vengono qua, anche nella scena metal, molti della scena metal, assolutamente sì. Comunque, spettacoli Sardegna, facciamoci Sì. Allora, iniziamo da questa sera, venerdì 20 di settembre, Noemi a Monti, mentre nella zona del Cagliaritano, per gli amanti del vecchio rock italiano, e sono tanti, arrivano i Razz,
che suonano a Capoterra in al parco urbano gratis per un bel concerto per tutti, insomma. Domani sera ci sarà Barumini, il festival Entula contro la speculazione energetica, con tante band isolane che suoneranno, mentre gli Wake for Days, che è un gruppo metal nuorese che ha girato il mondo, hanno fatto tour in tutto il mondo, suoneranno a Oslo. Il 22 di settembre Nejan, se te la ricordi, Dance, sarà in concerto a Sardara, e il 23 settembre Manuela Villa sarà a Cagliari e Giovanni Cacciocco sarà a Sardara. E poi per proseguire, 27 settembre Jack La Furia a Giava, il 28 settembre Achille Laura a San Teodoro, i Road Sacred, storica metal band di Villasor, sarà a Nuoro, Francesco Tricarico a Cagliari, Nada d'Alghero, Elio con gli Stentales e Tenores di Leonelli ad Arzachena, insomma, tanta roba. Tanta roba. Benissimo, allora gli spettacoli sono belli che ricchi, quindi non ci possiamo lamentare. Abbiamo abbastanza. Ma stasera cosa fai? Vai a vedere il Razza Capoterra? Il Razza Capoterra sarebbe bello, ma sono reduce da una serata molto stancante, quindi penso che mi darò una tranquilla pizza con una, diciamo così, un film, una serie TV, cosa molto casalinga. Poi riprende magia per gli spettacoli, anche perché l'autunno arriva e, come tutti sappiamo, la Sardegna è ricchissima di manifestazioni locali. Adesso parte per la promozione del prodotto. Certo, adesso riparte, anzi è già ripartita autunno in Barbagia, Sabore Santibus, nella zona di diciamo Isili, quelle zone lì, insomma ci sono tanti eventi nel fine settimana da qui a dicembre, quindi sì, ci sarà occasione di vedere tante belle cose. Va bene, perfetto. Allora, per adesso noi, che dire, ringraziamo, delirio. Sì, no, dobbiamo, che arrivano messaggi strani, vibrazioni, scusate, non le vibrazioni della band, vibrazioni del telefono, quindi prima di tutto scusate intanto la nostra, diciamo così, piccole insomma, questi piccoli blackout che durano 1 o 2 secondi, non preoccupatevi. Comunque sia, abbiamo quindi questa bellissima realtà che è Report Sardegna 24, che è il giornale che non vi lascia mai soli. Dal punto di voi potete aprirlo a qualsiasi ora, troverete sempre notizie e approfondimenti. E devo ricordare a tutti quanti che anche la pagina di Instagram di Report Sardegna 24 è sempre attiva e posta in continuazione, posta pubblica. Instagram, Twitter, sì. Notizie in continuo aggiornamento, quindi se volete essere aggiornati potete seguire queste pagine e non rimanete delusi sicuramente, e non rimanete delusi nemmeno ovviamente quando il canale YouTube che è Report Sardegna 24, e poi non potete deludere l'ascolto, like, seguiteci, che domande, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. E poi iscrivetevi anche ai nostri canali, siamo paralleli, che sono Rumble, X, siamo anche su X, lo ricordo sempre con molto volentieri, X, esattamente. Il giorno, allora, io riflettevo su una cosa, caro direttore, quando sì. Elon Musk finalmente deciderà di aprire una piattaforma video per il caricamento e la diffusione streaming di contenuti appunto video, e secondo me dovrebbe farlo, perché ha la facoltà di farlo, non è povero, mettiamolo così, è perfettamente, magari potrà magari aprire una sezione di X dedicata allo streaming video, per esempio. Sì, ok, sarebbe una bella cosa. Esatto, il giorno che deciderà di farlo, secondo me lo farà, YouTube chiuderà baracche e burattini nel giro di un mese, credo, una cosa del genere. Questo per farci capire come le cose possono cambiare. Io spero tanto che abbia questa idea e che la metta in pratica. Sono disposto anche a scrivere una mail, magari gli faccio vedere modestamente. Mi scrivi, magari ti manda a cagare. Non mi manda a cagare Elon Musk, poi magari ho anche la testimonianza di Elon Musk che mi manda a cagare. Però sì, tu sei figlio trampiano, quindi alla fine dei conti forse un po' ti apprezza. Ma chi lo dice che sono figlio trampiano? Io riconosco quelle che sono le caratteristiche dei diversi candidati, però sinceramente finora i candidati democratici hanno fatto veramente schifo. C'era poco da stare allegri. Ah, poi volevo fare una riflessione. Dovrei farla in effetti una puntata, però la faccio perché così almeno perdiamo troppo di tempo. Sto scherzando. Un articolo letto da poco su Facebook a cura del famoso e mitico Giorgio Cattaneo, che è un operatore molto interessante, che pubblica spesso degli interessanti riferimenti a video o ad articoli apparsi insomma in giro per il web. Quindi è un grande testimone insomma di quella che è la libera informazione.
pubblicato un bell'articolo da parte di un pesatore, di un analista, credo un analista pesatore russo, il quale sta mettendo in guardia le persone sul fatto che in realtà non si sta parlando di un cambiamento del mondo verso una realtà multipolare che possa ingrandire gli spazi di libertà, ma in realtà sta parlando del fatto che questa cosa potrebbe semplicemente cambiare i padroni, dai vecchi padroni ai nuovi padroni. Oh. Questa roba è una roba che si sente sempre, ogni tanto la tirano fuori. Allora, il problema di fondo è uno, non è che gli Stati Uniti d'America si fanno scavalcare dai BRICS, per intenderci. È Certo, chiaro per che i no. BRICS strategicamente sono un multipolarismo rispetto a quel monopolio e a quel unipolarismo degli Stati Uniti d'America e automaticamente si crea il multipolarismo. Poi, chiaro, potrebbe essere migliore, ci potrebbero essere soluzioni migliori, ma in una fase storica come questa, il mondo e noi dobbiamo sapere scegliere o stare da una parte o stare dall'altra. Io so bene da che parte stare. Poi questi qui che sparlettano e che si sono svegliati ieri mattina a affrontare questi argomenti, ripeto, ribadisco e lo ribadirò tutta la vita, non sanno mettere 2 più 2, non sanno capire che cos'è stato dall'11 settembre a oggi, cosa è successo nel mondo, perché c'è stato il conflitto in Iraq, in Afghanistan, perché c'è la destabilizzazione della Siria, ed è tutto collegato. Si chiama unipolarismo o ancora peggio, gendarmi del mondo, cioè la colpa è degli Stati Uniti d'America e di Israele. Punto, non c'è altro da aggiungere. Va bene, questa è un'opinione netta, netta, dritta, potente, affilata come sempre il nostro mitico direttore. Questa è, la condivido dal suo punto di vista, condivido per molte cose che dici. Comunque, caro direttore, allora, siamo arrivati alla fine. Che dire, grazie mille, questo è il rompiballe, 30 minuti con direttore che spesso di più perché ci piace parlare con voi, ovviamente, e ci ascoltate. Detto questo, grazie ancora, alla prossima puntata e ciao a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie, buonasera.